Le specie arboree da frutto alternano periodi di intensa attività vegetativa a periodi di riposo vegetativo, sulla base dell'andamento climatico stagionale. L'induzione a fiore è il primo step che la gemma, fino a quel momento neutra, percorre fino alla formazione del fiore e del frutto, quindi della nostra produzione. Massimizzare l'induzione significa razionalizzare la gestione del suolo, la concimazione e l'irrigazione, per garantire una corretta crescita del germoglio e una corretta fioritura, germoglio che porterà le gemme neutre che sosterranno la futura fruttificazione. In questo stadio, qualsiasi tipo di stress, biotico, abiotico, nutrizionale o ormonale, avrà sicuramente ripercussioni sul numero potenziale delle gemme che porteranno a termine il ciclo riproduttivo attraverso la formazione dell'organo frutto. È essenziale quindi che il nostro albero si trovi nelle migliori condizioni possibili. Ridurre il maggior numero possibile di gemme cieche, uniformare il germogliamento ed anticipare la fioritura permette di raccogliere il maggior numero possibile di frutti, immetterli sul mercato in anticipo e a prezzi più competitivi. Dalla ricerca nei laboratori SKL nasce BioWake, un concime ad alta attività fitoregolatrice, attivatore di crescita e interruttore di dormienza. Applicato su ciliegio e drupace, pomace, uva da tavola, kiwi e ortive, il BioWake stimola l'enzima ribulosio 1,5 bifosfato carbossilasi ossigenasi. Grazie a ciò le fasi fenologiche del germogliamento, della fioritura e della maturazione si svolgono in tempi più brevi rispetto al non trattato. Il BioWake penetra velocemente nel circolo linfatico e, grazie alla sua matrice polivalente, garantisce uno sviluppo armonioso e sano della vegetazione. Nel trattamento con BioWake, l'epoca di raccolta è anticipata dai 7 ai 15 giorni, ovviamente a seconda dell'andamento stagionale, del numero dei trattamenti e delle dosi utilizzate. BioWake si presenta in formulazione liquida, disponibile sia per l'agricoltura integrata, l'NP810, che per il biologico, a base di zinco al 2%. Testato su numerose colture arboree, ortive ed industriali, BioWake ha evidenziato numerosi effetti benefici. Anticipa e rende più uniforme e meno scalare il germogliamento e la maturazione dei frutti. Apporta un'abbondante fioritura e riduce drasticamente i problemi legati all'impollinazione dovuto alla scalarità di fioritura, problema tipico delle drupace. E inoltre riduce drasticamente il numero delle gemme cieche non indotte. Uniforma la pezzatura e la colorazione dei frutti, ne aumenta il contenuto zuccherino, l'acidità e la servevolezza, migliorando la shelf life dei frutti in post-raccolta e incrementa le rese e la qualità delle produzioni. Inoltre, la Drosophila Suzuki nei nostri ambienti e negli ultimi anni sta acquistando sempre più rilievo e importanza, soprattutto sulle varietà tardive di ciliegio, come ad esempio la Ferrovia. Ulteriore beneficio dell'anticipo di maturazione è lo sfuggire dal ciclo biologico di questo insetto, risparmiando su eventuali trattamenti con minore impatto ambientale. BioWake potenzia i naturali meccanismi di autodifesa della pianta e grazie alla sua attività abbassa il rischio di congelamento all'interno della pianta, contrastando il rischio di gelate. Inoltre, uniformando la scalarità di produzione, BioWake riduce i passaggi di raccolta, comportando una notevole riduzione dell'impiego di manodopera, abbattendo di netto i costi di produzione in campo. O al contrario, può essere utilizzato per esasperare la scalarità di maturazione, in modo tale da poter decongestionare al meglio e in maniera più razionale l'impiego della manodopera. BioWake può essere utilizzato dalla fase di pre-risveglio vegetativo, al bruno, fino alla raccolta. Inoltre, le piante trattate non mostrano mai segni di affaticamento, al contrario, mostrano un'attività vegetativa e produttiva migliore delle piante non trattate. Scopri la gamma di prodotti SKL. Visita il nostro sito www.agrimac.it.